Onorevole Luigi Gallo, ancora una volta il Comune di Torre del Greco perde un'importante opportunità. Sì, il Comune perde un'opportunità, la prendono in pieno invece altri comuni a noi limitrofi, Bosco Trecase, Castellammare, per cantieri sul dissesto idrogeologico, quindi interventi quando vediamo che magari una città, una strada subisce una voragine, è un problema di dissesto idrogeologico. Noi abbiamo gli alvei che tutti conosciamo perché poi portano microplastiche, cotton fioc a mare, anche TV City se ne è spesso occupato di questo tema. È un peccato che l'amministrazione non sia stata presente. Devo dire che anche la Gori è un problema per questa città, perché la Gori ha le informazioni che a volte la stessa amministrazione non riesce a ricevere. Su questo io ho collaborato con i dirigenti del comune a chiedere documentazione e la Gori è in forte ritardo a fornirla. Senza questa documentazione a volte non si possono fare i progetti, quindi ci vuole la collaborazione anche di questo pezzo purtroppo privatizzato della gestione dell'acqua, che non aiuta la città. I comuni che hanno aderito, di quali fondi potranno beneficiare? Fondi sia per l'edilizia scolastica, fondi per il dissesto idrogeologico e fondi per il rifacimento dei manti stradali, ponti e viadotti. Quindi progetti ce n'erano da poter presentare e ancora una volta io sono qui a tendere la mano, a stimolare alla città e i sindaci a fare qualcosa per riqualificare la faccia della nostra città.